Pro Evolution Soccer 3. Ben ritrovati amici sportivi dal vostro Luca De Capitani. Si comincia, Brasile, oggi sono schierati secondo il modulo 4-4-2. Argentina, per questa gara ha scelto il modulo 3-4-3. Ha un avversario davanti a sé. Tengono il possesso del pallone. Bel lancio sulla sinistra, fa proseguire il pallone. Va alla conclusione, la conclusione respinta da un difensore. Rivaldo! La conclusione resta... Spinta da un difensore. Rinvia il pallone. Intercettato. De Roberto prova a saltare l'avversario. Roberto Carlos. Palla sulla sinistra. Sono tre i giocatori in area di rigore. È saltato altissimo. Tiro sbagliato. Forse non è arrivato coordinato sul pallone. Credo che tu abbia ragione. Bel colpo di testa. Claudio Lopez. Cafu. Smista in avanti. Verón. Aymar. Claudio Lopez. Porta palla sulla sinistra all'altezza della tre quarti. Controlla bene la sfera. Avanza verso il centrocampo. Passa il pallone all'indietro. Palla in avanti. Palla fuori. Sarà rimessa con le mani. Cafu. Argentina. Hanno cominciato con il piede giusto questa gara, sei d'accordo Massimo? Sì Luca, la squadra si è mossa bene soprattutto a centrocampo, dove sta cominciando a organizzare delle belle azioni. Hai ragione. Lucio. Marcos. Lucio. Sono trascorsi 15 minuti di gioco. Fallo laterale. Samuel ha un avversario davanti a sé. Si sposta sulla fascia. Sbaglia il tiro. Se continuano così, troveranno presto la via della rete. Sì, è vero, si stanno rendendo molto pericolosi. Lotta per il possesso palla. Verón, Samuel, passaggio. Ottimo lancio. Si getta sul pallone. Ronaldinho. Ha un avversario davanti a sé. Ottimo lancio. Ronaldo. Intercetta la sfera. Rinvia il pallone. Lotta per il pallone. Aymar. Ottimo intervento difensivo. Cafu. Kleberson. Lancio a seguire. Ottimo intervento difensivo. Prova il pallone in verticale. Passaggio di testa. Interrompe l'azione avversaria. Ha spazio davanti a sé. Ha commesso fallo. Conclusione a rete. Il portiere allontana il pallone. Conquista palla. Ronaldinho. Oh, questo è un contrasto durissimo. Claudio Lopez. Avanza palla al piede.
è pronto a crossare. Punta dritto sulla fascia. Gilberto Silva. Ronaldinho. Veroni riceve palla. Claudio Lopez. Aimar. Forse hanno una buona opportunità. Brasile non sembra essere in grado di mantenere il controllo del pallone, soprattutto a centrocampo. È vero Luca, non si riesce. Questo perché gli avversari fanno un buon filtro in mezzo al campo e riescono a rubare un gran numero di palloni. Argentina sta arretrando un po' troppo a baricentro, non credi Massimo? Sì Luca, così si fa chiudere troppo. Lascia tutto in mano agli avversari e cede il controllo del centrocampo. Così rischia molto. Intercettato. Argentina. Stanno manovrando bene ma non riescono a rendersi pericolosi. Che ne pensi Massimo? Serve maggiore velocità da attaccanti e centrocampisti. Magari con lanci veloci per cercare di sorprendere la difesa che in mezzo chiude molto bene. Cross. Rivaldo ha colpito il pallone con la mano. Bel controllo. Mantiene il possesso palla. Chiroga, lancio lungo in avanti. Fuori gioco. Lancio centrale. Samuel allontana il pericolo. Si getta sul pallone. Passaggio corto. Intercetta la sfera. Ortega. Vince il contrasto. Zeroberto. Passaggio breve. Edinilson. Prova a saltare l'avversario. Palla fuori. Roberto Carlos. E questa potrebbe essere un'ottima occasione per sbloccare il risultato. Ronaldinho. Va al tiro. La conclusione respinta da un difensore. Stanno cercando di allentare un po' la pressione. Sì, ma dovranno fare attenzione a questo tiro dalla bandierina. Brasile. Dovranno cercare di sfruttare al meglio questo calcio d'angolo. Il pallone supera la linea di fondo campo. Fa da torre. Palla indietro. Lucio. Cafu. Smista il pallone. Passa il pallone. Cafu. Cafu. Palla manovrata a centrocampo. Può scattare. Rivaldo. Ottimo intervento del portiere. Rinvia il pallone. Attenzione a questa rimessa con le mani. Parte il fallo laterale. Ottima chance per passare in vantaggio. Oh, peccato, nessun giocatore è riuscito a intervenire sul pallone. Il direttore di gara ha fischiato la fine del primo tempo. Brasile 0, Argentina 0. Allora Massimo, cosa ti è sembrato di questo primo tempo? Tutte e due le squadre mi sono sembrate attendere la prima mossa degli avversari. Speriamo che il secondo tempo ci offra molte emozioni. Cosa ti aspetti da questo secondo tempo, Massimo? Tutti ci aspettiamo almeno un gol in questa partita. Sì, credo che le squadre faranno di tutto per sbloccare il risultato. Palla in posizione centrale. Il portiere si oppone con il corpo. Il portiere smalaccia il pallone in angolo. E qui dimostra grandi riflessi. Brasile. Tutte le torri si sono portate in area. Ottimo intervento di testa a bloccare il cross. Si riprenderà con una rimessa con le mani. Cafu spazza via il pallone senza fare complimenti. Rinvia il pallone. Lotta per il possesso palla. Sorin. Claudio Lopez prova l'affondo sulla sinistra. Veron. Ayala. Questo è un intervento irregolare. Palla in avanti. Si getta sul pallone. Kleberson. Zeroberto. Passaggio. Tiene palla. Conquista la sfera. Ortega. Zanetti. Roberto Carlos. Controlla bene la sfera. Cerca di allargare il gioco sulla sinistra. Questo è un fallo.
inquadrare la porta su questo calcio di punizione. Vero Luca, l'occasione è andata sprecata, peccato. Porta avanti il pallone, smista verso sinistra. Quiroga, Verón, Ortega. Prova ad allargare il gioco. Ha commesso fallo. L'area è affollatissima. Cross è troppo lungo e l'azione sfuma. Claudio Lopez. Sono tre i giocatori in area di rigore. Ronaldo, Rivaldo, passaggio torto. Brasile. Se vogliono vincere questa partita dovranno fare qualcosa di più rispetto al primo tempo. È vero Luca, dovranno attaccare, ma non credo che si getteranno in avanti sconsideratamente, perché gli avversari hanno già dimostrato nel primo tempo di essere pericolosi. Pare quasi che abbia perso l'equilibrio. Si getta sul pallone. Verón, Crespo, Claudio Lopez. Le difese stanno lavorando benissimo. Si riprenderà con un fallo laterale. Aimar. Può effettuare il traversone. Rivaldo. Avanza palla al piede. Prova ad accentrarsi. Ottimo lancio. Attenzione, l'azione potrebbe essere pericolosa. Tiro ribattuto dal difensore. La difesa si rifugia in angolo, sono sotto pressione. Così potranno riorganizzare il reparto arretrato, stanno soffrendo troppo. Brasile, beneficia del terzo corner dell'incontro. La difesa si rifugia in angolo, sono sotto pressione. Così potranno riorganizzare il reparto arretrato, stanno soffrendo troppo. Brasile, dovranno sfruttare bene questo calcio d'angolo. Palla in mezzo. Stop di petto. Ed è ancora corner. Brasile, batterà dalla destra questo calcio d'angolo. Palla verso il centro dell'area. Gilberto Silva. Questa potrebbe essere una buona occasione. Spazza via il pallone senza fare complimenti. Brasile, sono calati rispetto al primo tempo. Pensi che possono avere qualche problema fisico? No, Luca, il vero problema è l'atteggiamento tattico. Dovrebbero continuare ad attaccare con continuità per creare problemi agli avversari. Marcos, Cafu, Lucio. Brasile, in questa fase centrale del secondo tempo sembra aver alzato il ritmo di gioco, è massimo. Sì, sì, proprio così, Luca. La squadra cercherà di rendersi più pericolosa anche per tenere gli avversari lontani dalla sua area di rigore. Ottimo lancio. Samuel interrompe l'azione avversaria. Gilberto Silva, Cafu. Argentina sembra aver eretto un muro invalicabile nella propria tre quarti. Sì, sì, gli avversari non riescono quasi mai a conservare il possesso di palla. Vengono su. Gol! Brasile passa in vantaggio proprio a pochissimi minuti dal termine della gara. Davvero un gol splendido. Massimo si è fatto trovare pronto. Eh sì, si è confermato un grande opportunista. Hai ragione. Rivediamo l'azione. In un momento molto importante della gara. Questa rete potrebbe essere decisiva. Sì, però non devono abbassare la guardia proprio in questo momento cruciale dell'incontro. Palla fuori. Sarà rimessa con le mani. C'è una sostituzione. Argentina ha effettuato un cambio per cercare di dare maggior peso all'attacco. Sei d'accordo, Massimo? Sì, sì, certo, Luca. C'è bisogno di forze fresche in attacco e la squadra ne trarrà sicuramente vantaggio. Brasile, sembra attaccare di più in questo inizio di secondo tempo. Sei d'accordo, Massimo? Sì, Luca, nel primo tempo le punte non sono state servite a dovere. Ma nella ripresa la musica è cambiata e gli attaccanti si rendono più pericolosi. Prova la botta dalla distanza. La conclusione è respinta da un difensore. Allontana il pericolo. Lotta per il possesso palla.
e da qui potrebbe far partire un'azione d'attacco. Zé Roberto ha un avversario davanti a sé. Roberto Carlos. Questo è un intervento irregolare. C'è una sostituzione. Argentina ha deciso di cambiare un centrocampista. Credi che potrà cambiare qualcosa adesso, Massimo? Penso di sì, c'era bisogno di energie nuove in mezzo al campo. La squadra è in difficoltà, aveva bisogno di un giocatore fresco. Si getta sul pallone. Cafu apre il gioco sulla sinistra. Fallo laterale. Roberto Carlos, Gilberto Silva. Zé Roberto intercetta la sfera. Potrebbe passare il pallone in avanti. Tekel scivolato. Un altro fallo. L'area è affollatissima. Palla fuori. Gustavo Lopez. Mette subito in mezzo. Ronaldinho, Rivaldo. Ha controllato il pallone. Rivaldo. Ha spazio davanti a sé. Ferma l'azione avversaria. Rinvia il pallone. E su questa azione l'arbitro fischia la fine. Brasile ha conquistato un successo importantissimo. Massimo, come ti è sembrata la partita? Appassionante e intensa. A tratti molto divertente. Ecco alcuni dati di gioco. Brasile ha effettuato un gran numero di tiri in porta. E questo è un segno di come abbia cercato la vittoria con insistenza, riuscendo alla fine a trovarla. Il tempo a nostra disposizione sta per scadere. Vorrei ringraziare tutti gli spettatori e darvi appuntamento alla prossima partita. E credo che anche tu, Massimo, voglia fare lo stesso. Certo, Luca. Arrivederci a tutti da Massimo Tecca. Bene, amici, mentre scorrono gli highlights di questa gara, un arrivederci dal vostro Luca De Capitani e da Massimo Tecca. Alla prossima e grazie per averci seguito.